Ebbene sì ragazzi, Uncharted 3 è arrivato con ben 4 giorni d'anticipo, la data di uscita sarebbe il 2 novembre e oggi per fortuna sono riuscito a, ovviamente grazie a mio amico che ringrazio sempre, saluto, e ad avere Uncharted 3 ragazzi. L'ho provato, è veramente spettacolare. Andiamo, il mio famoso cutter, ad aprire il gioco. Qua. Ok, Uncharted 3, l'inganno di Drake. Andiamo a vedere, esaminare la custodia. Scopri la verità. Unisciti al cacciatore di tesori Nathan Drake nello spettacolare viaggio alla ricerca della leggendaria Atlantide del deserto. Abbiamo un network pass, quindi dentro ci sarà un codice, appunto, che ovviamente non vi mostrerò. Non vogliatemi male, ma del resto tutti lo farebbero. Un codice per giocare online. Insomma, qua abbiamo visto un po', vedendo un po' di video, che ci sarà un nuovo sistema di combattimento, anche se molto simile, però dettagliatamente molto diverso. Una grafica eccezionalmente stupenda, anche se hanno detto che l'hanno migliorata un pochino da quella di prima, però sapete, quella di prima era stupenda, figuriamoci questa. Niente, c'è questa qua la versione normale, perché comunque la versione, quella da 150 euro, purtroppo non potevo prenderla, anche se era spettacolare. Qua ci abbiamo il gioco. Qua ovviamente abbiamo il codice dietro che non vi faccio vedere, e qua abbiamo il giornalino. Ci sono un paio di solite istruzioni, il solito giornalino di merda, personaggi e tutto. E solamente per chi ha prenotato il gioco riceverai 20 euro di PSN card, che potete spendere ovviamente come volete. E vi ricordo che i codici io qua non li ho ancora usati, per questo non ve li mostro, perché comunque non possono essere utilizzati prima del 2 novembre. Questo è tutto ragazzi, stasera apro l'unboxing, ovvero questo, poi dopo domani, siccome sono tutto il giorno fuori, lascerò a caricare il primo video gameplay dei primi 10 minuti di Uncharted ragazzi, che sono veramente fenomenali, è veramente un gioco della Madonna, ve lo consiglio ovviamente perché comunque la Special Edition, insomma, l'edizione della Play 3, la Play 3 uno va assolutamente a pensare a Uncharted 3. Purtroppo molti pensano a Killzone, però Killzone, vabbè, adesso non vorrei creare delle guerre fra giochi, però per me Uncharted 3 è il migliore in circolazione sulla Play 3. Con questo vi saluto ragazzi, ci sentiamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi e ricordate, Modern Warfare 3 una settimana. Bella raga!